Dicevo, no? Com'è che è sta Tropical House che va di moda oggi, no? Uno dice, ma tu non la conosci, ragazzi, io ho la mia età, arrivo dalla Dance 90, quindi figurati quanto posso capire io della musica moderna di oggi. Ascolto più ogni tanto qualche cosa. Allora, ragazzi, va di moda dopo la EDM, che è praticamente defunta. Adesso va di moda Deep House, Tropical House. Tobà, fammi un po' ascoltare un po' sta Tropical House, com'è, no? Allora suoni un po' tropicali, bonghetti. Poi ha la struttura. E poi ha la melodia fatta di accordi. Non è male come genere musicale la Tropical House, eh? Non è malvagia, diciamo, È molto melodica, ha la parte melodica che ha un senso. È sempre la solita storia, quattro accordi, tre accordi, quello che è. Allora io ho detto, bah, fammi un po' smanettare e fammi un po' provare a fare, non una song, sicuramente, non così, provare a smanettare e vedere un po' com'è strutturata questa tropical house, no? Tropicale, suoni tropicali, roba da sedia, da mare. Il mare davanti, no? Che più vai verso proprio l'interno, più l'acqua sempre bassa, che ti arriva proprio sempre alle caviglie, no? Con la tua sedia, la sdraio, il cappellazzo, no? In testa, col cocktail in mano, tranquillo, la cannuccetta, l'ombrellino sulla fetta d'arancia, no? Proprio tropicale, no? Tropical. E allora smanettiamo, tutte robe un po' sincopate, no? Un po' pap. Robe del genere, no? Il sound più o meno sempre quello privo di sustain, privo di sostenuto, quindi è un bam, non è un il suono continuato, no? È un bloccato, no? Allora, questo non dire. Non è male sto suonetto, eh. Proprio preset. Vediamo un po' se ha degli effetti, ha un ensemble. Ha un po' vibrato, ok. I BPM. Tan, 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 tan. Vediamo col tap. Tan, tan, pam, 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 pam,
Perfetto. Allora c'è la melodia. Gli accordi. Poi sempre il un po' a cadere e un po' a levare. Allora. Registriamo sta roba qua, poi gli mettiamo cassa, bonghetti, eccetera, eccetera. Basta, già quattro accordi. Eccoli qua. Quantizzazione, live in time. Proviamo con una cassa. Facciamo un delay.
pensiamolo un po'. Che di feedback. Pattern 2, una cassa sul C5, anzi sul C4. Perfetto, cassa in 4, 1, 2, 3 e 4. Playlist, pattern 1, pattern 2. Se la inventa, allora la facciamo pattern 3 e la facciamo di 8 battute, non ci arriva a 7. Il pattern 3, sempre sul canale del Nexus, andiamo a inventarci sta melodia a caso, sempre quella lì a orecchio proprio. Gli accordi sono la minore, do, sol e fa, mi sembra. Fa, poi sol e la minore. Quindi la minore, do, fa, sol, la minore. Do, fa, sol, la minore. Do, fa, sol, la minore. Sempre così. Questo è un loop, no? Perfetto. La pattern 3, andiamo a seguire la playlist, così arriviamo qua alla fine della sesta e luppa. Una macchina col super boost power supercharger. Allora vai. Ecco, proprio a caso. Qua luppa, allora la accorciamo, la mettiamo, ecco qua, 24. Poteva durare ancora, vabbè, ma possiamo copiarla questa e mettercene, ok, la facciamo completa, perfetto, 8 battute. Poi un po' di bonghetti. Di bonghetti. Ecco,
funghetti. Sempre. Pattern 4, sempre con il sempre sul canale 3, oppure anche qua abbiamo gli shaker. Abbiamo sempre sto triangolino, o una roba più, no? Non molto sincopata, non molto, sai, cioè o è oppure però così è meglio, no? Più orecchiabile, no? più carina. Ok. Quindi pattern 4, vai. Ok, e via, anche questo fatto. Al basso. Ok, pattern 5. Già finito, quattro accordi, via. Quantizzazione. Shaker, e possiamo anche andare sulla traccia, dagli via
che e mo stai a pedalà. Oh, ormai sta a pedalà, vai. Buon 20 minuti, ragazzi, continuate voi. Se ti interessa il progetto me lo chiedi, se no lo cancellerò. Sai che io non è che faccio tutorial, poi tengo i progetti dei tutorial, boh, li butto e fai il tuo pezzo che spacca. Wagyu, vi saluto. Ciao ragazzi, un saluto a tutti gli iscritti che mi supportano. Io li ringrazio, non li ringrazio mai, se lo meritano anche. Quindi, bella ragazzi, ciao alla prox.